Il personale del commissariato di Forte dei Marmi ha concluso le indagini relative all'episodio avvenuto la notte del 16 agosto al pontile di Tonfono, dove un sedicenne fiorentino in vacanza in Versilia rimase gravemente ferito in seguito ad un'aggressione subita da altri coetanei. La stessa notte è emerso che una ragazzina di 16 anni è stata violentata da un coetaneo sulla spiaggia di Tonfono, in seguito alle testimonianze che ha reso noto due giorni dopo all'equipaggio di una volante che si trovava a Pietrasanta. Una dei componenti e degli agenti era una donna che ha confessato quanto avvenuto quella notte. Il ragazzo aggredito, che è stato operato poi all'ospedale di Careggi di Firenze per una frattura in faccia, è stato erroneamente scambiato per il violentatore della ragazzina da altri giovani che erano intervenuti per vendicarla. Sono stati indagati per aggressione e lesioni pericolosi gravi 5 ragazzi, fra questi dei versiliesi. Inoltre è stato indagato per violenza sessuale il presunto violentatore, che conosceva la ragazzina con la quale si erano appartati sulla spiaggia la notte del 16 agosto. Ascoltiamo adesso il dirigente del commissariato di Forte dei Marmi, Mario Russo. Il caso fortuito ha voluto che a quell'ora quella mia volante si è trovata in quel posto e con a bordo personale femminile, perché ha indotto, ed è stata determinante per la svolta delle indagini, è stata determinante perché la ragazzina, l'adolescente, si sentisse sicura e iniziasse a raccontare quello che poi abbiamo appurato, abbiamo verificato